Bentornati su Resident Evil. Siamo su Resident Evil 3. Ok, hai ragione anche Alessandro. Sì, ragazzi, è tornato pure Alessandro per questo gameplay epico. First play di Resident Evil 3. Bestemmie e tavolo pronto per le bestemmie. Direi che possiamo iniziare subito. Che difficoltà? Standard, che palle il filmato iniziale. Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Bombe inferocite stanno dando fuoco agli edifici. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Ma questo è il filmato del coronavirus. Lo sapevo che l'avresti detto. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intero Barack Obama. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono quello è Birkin. Reali valori che costituiscono non proprio dell'Umbrella Corp. No, sai chi mi ricordava? Sheldon Cooper. Va bene un po'. È con questi principi che contribuiamo. Minchia, ma questo qua fa parte della teoria del Big Bang. Sheldon Cooper. Benvenuti nel nostro. Questo è il filmato lì di Resident Evil 2, il film. Col motore idraulico, ovviamente. Gli hanno montato un motore turbo con NOS. Resident Evil. Anche Jill c'ha le immagini porno sul muro, i calendari porno, comunque. Bravissima, bella porcellona col Viagra lì nel comodino, Ma perché hai messo il gioco in prima persona, Cla? Ma non l'ho messo e penso che adesso. No, è una modalità che devi disattivare. Ma veramente? Ma che cazzo dici? Ma va! Vai su visuale. Ma va, il primo. Qua sotto c'è scritto tua mamma. Clicca lì. Dai, che la prima cosa è in prima persona, coglione. Vabbè, volevo fare uno scherzo. Dai, veloce però, su non esplora niente perché tanto non c'è niente. Aspetta! No, non esplorare niente perché poi veramente non esplora per tutto il gioco. Ma apri sta porta! Demente! Vai nel cesso. Ah, vedi allora che dovevo andare al cesso. Oggi mi sono proprio cresciute le bocce. Oddio, no, le mestruazioni. Porca madonna. No, ma questo è il potere di Life is Strange. Sì, è lui, Ma non è che si vede la freccetta del mouse, vero? No. Che è lì in pieno schermo. No. Minchia, posso fare tu. Posso fare lo zombie in bikini io. Questo è quello che dovresti fare tu, Claudio. Esattamente così. Ok, boh. Ragazzi, fine del gioco. Abbiamo finito. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ah, ma siamo ancora vivi. Porca troia. Questo incubo mi perseguita. Oh, rotto i coglioni con sta visuale in prima persona, dio merda. Sai, andiamo in bagno a cambiarci l'assorbente, dio porco. O possiamo andare via, dio negro. Andiamo. Accendi sta cazzo di luce. Accendi la luce,
Dio merda! Minchia, devo già iniziare a bestemmiare a prime gio. Non ho capito perché gli hanno messo sta fascia sul braccio. Quello lì è il peacemaker, Ale. Hai capito? È il spara gomito. E perché ce l'ha solo su un braccio? Perché gliel'ha fregato al poliziotto morto. Comunque gli hanno fatto proprio delle labrone da negra in questo gioco a Jill. La Jill è fatta bene, mi piace come ha fatto. Sì, non è male, però boh. 28 settembre ore 20:07. Ah, un Casabaker! Casabaker! Dov'è? Dio porco. Ci dovresti attivare l'audio del gioco comunque su Skype. Pronto, Casabaker? Pronto. Sì, stai bene? Brad, cosa c'è? Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo. Vattene via da lì. Ora, subito. Ok, fammi prendere... Cosa? Ma te ti incontravo alla stazione di polizia, non qua! Oddio, porco Dio, porco Madonna! Porco Dio, porco Dio! Comunque il costume originale l'hanno rifatto molto bene. A differenza di quello di Resident Evil 2. Corri, scappa, c'è Nemesis 3.0. Mio porco, Dio negro. Jill, non, quello non passano dalle porte. Dio porco. Devo andarmene di qui. Scusami, ma ti devo far cadere dal tetto. Io c'ho il Nemesis che mi insegue, mi spiace. Ah, porca Madonna! Che cazzo è Tarzan? Porco Dio! No, no, no! Minchia, un leaker! Lancia la granata, Jill! Bravo, gli abbiamo tagliato la lingua. Dai, andiamo, Jill! Jill, corri, scappa, c'è il Nemesis! No, 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 non copiamo il copyright. Oh, porco Dio, porca Madonna! Sbattere in pieno stomaco con la sbarra. Oddio, Dio, sì, cane! Sì, vabbè. Oh, Madonna, mi hai già rotto i coglioni già inizio gioco, porco Dio! Oh, ma vai ad uccidere Brad, Dio porco! Minchia, invece di rompermi i coglioni a me. Vai a uccidere Brad, lui è più bello, è più... Sì, muscoloso. Devi correre qua. Corri. E sto correndo! Guarda che... Ma perché mi sta portando... Minchia, c'ha un macigno, Dio porco! Exit, exit! Io ovviamente non lo sento perché è un tuo... Adesso io lo sento... Come obiettivo lascia la città? In teoria dovremmo stare tutti dentro casa. Brad! Stai bene? Che cos'era? Non ne ho proprio idea. Pare che ce l'abbia con gli unici due stars rimasti in città. Tu? Ehi. No, tu sei dell'RPD, coglione. Guarda Tito, più tempo fa... Ops. Siamo un po' tutti. È stato un Nemesis. Lui è della stars, coglionazzo. Come è potuto succedere così in fretta? Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. Molto peggio di Harkley. Comunque una cosa che ho apprezzato è che comunque mentre sei in giro per acconsiglio almeno ora ci sono un po' di sopravvissuti. Cioè è un po' più realistica almeno. No, non è vero, gli zombie non sanno arrampicarsi. Non farti colpire, muoviti. E come faccio? Sto zoppicando come una negra. Minchia! Oh, mamma, ne ho evitati un sacco, sono troppo un pro, comunque. Ma che cazzo gli ha lanciato il cartello pubblicitario? La porta sul retro, vai!
Questa è propaganda. Addirittura. Cioè il coltello era lì apposta. Ma è caduto a Brad, stupido. Siamo ancora una squadra. Certo. Allora non mandare tutto a puttane come me. Vai. Scusa Brad, ma sei già infetto, ti devo lasciare qui a morire. Comunque ti ucciderà dopo il Nemesis, va bene? Perdone. Scusa se ti ho spoilerato il gioco. Non hai spoilerato niente. Scusa. E mi ha detto di scappare, Brad. Non lo uccidere, adesso scappa. Tanto è capace, è capace di farsi ammazzare il primo zombie. Oh, ma... Quindi? Vai, vai. Ah, ok. Minchia, ma c'ho solo 5 muni, dio porco. Appunto, non sparare, scappa. Manco light. Ah, questo è il coglione che si rinchiude dentro al container. Un elicottero sta venendo a salvarci. Salvarci? Io non mi muovo da qui. Il parcheggio è qui vicino. Possiamo andarci l'unico insieme. L'unico posto sicuro è qui dentro. Dovrebbe esserci qualche altra munizione, eh? Sì, allora, in teoria qua nell'originale c'era uno spray, delle munizioni. No, questo qui non era quello che diceva... Mia figlia è morta, cioè, vero? Vabbè, sì, quello lì si rinchiudeva. No, ma non posso andare non posso andare sopra. No. Ah, io pensavo, pensavo che dovevo prendere le chiavi. Se esamini ancora, parlano. Come si chiama? Non posso lasciarla qui. Sono Dario Rosso. Dario Rosso. E non mi fido di... Che cazzo sei, un pittore del ventunesimo secolo, dio porco? Scordatelo, dolcezza. Io volevo scopare un po' con te, c'ho il Viagra, va bene, ciao. Che merda di poliziotto che sei. Non guardatemi il culo, zombie, non guardatemi il culo, lo so che è sfizioso. No! Mi sta guardando il culo! Senti, scusami, i soldi te li darò a fine apocalisse, va bene, ciao. Qui se sei bravo riesci ad evitarli. La cosa è che hanno utilizzato sempre lo stesso modello di zombie di Resident Evil 2, sono uguali. Sì, è vero. Vabbè, la stessa città. Ho capito, però dire che sono gli stessi zombie della centrale, gli stessi zombie del laboratorio. Oh, avete rotto i coglioni! Minchia! Pagate il parcheggio! Vabbè, sì che uno non ci fa comunque caso. È soltanto una sottigliezza. Perché la inquadra nel culo. Comunque, Jill c'ha un bel culo, Vorresti averlo pure di un culo come il suo, eh? No, vorrei schiaffeggiarlo e basta. Non lo so perché l'ho detto. Ma questo in realtà è l'endgame di Resident Evil 3. Ah, ok, quindi abbiamo finito il gioco. Bene. Camaro, questa diventa un Transformers. Non mi dire che ci sono i cosi da schiacciare perché bestemmio, eh. Come Resident Evil 6, eh. È il mio turno, stronzo. Sì, ma porco. Dai. Boh, il Nemesis è morto. Sì, ma in teoria con una caduta del genere dovresti esserti fratturata l'osso del collo e 40 vertebre, porco dio. Che cazzo ti stai facendo? Ma chi? Gile in una posizione di yoga. Ma sto cazzo di Nemesis...
cattivi. Jill, alzati, che quello ti prende, è quello incazzato negro. Sì, certo. Ma dice, ah, c'è Carlos. Eh? Ah, c'è, lui c'ha già il lanciamissili che si ottiene a fine gioco. Cioè, lui ha già finito il gioco, praticamente. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos, ti porto via da qui. Coraggio, andiamo in un po'. Come si sblocca il lanciarazzi? Devi finire il gioco, Jill. Va bene. E non toccarmi il culo. Ma perché devi rovinare i dialoghi? Forse siamo al sicuro. Lo spero. Riportiamo i sopravvissuti. Ma tu non sei Carlo, sei Miguel Rocco di Tekken. Sì, scusami, esatto, mi hanno sostituito per problemi di fondi. È sicuro. Sto bene. Ehi, non mordo, sai. Ma capisco. Andiamo. Tra un po' arriva anche Yoshimitsu. Oh, non ci credo. Il coglione che la chiusa. Non lo so, mai visto nulla di simile. Ma non è un zombie. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Sono noi, tipi ostinati. Per niente, è tutto qui. Tranquilla, sei in buone mani. Sono della divisione contromisure minacce biologiche dell'Umbrella, UBCS. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Siete voi la causa di tutto questo. Ehi, ehi, ehi. Cosa vuol dire? Sei libera di non fidarti. Ma io devo andare al rifugio. Vieni con me. Avanti, da questa parte. Ah, questa è la parte della demo. Guarda come speedrun. Carlos, come cazzo corri? Come ha dei Resident Evil 6? Capitano, alla signorina serve aiuto. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ah. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, Superstar. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Madonna mia, quanto sei brutto. Stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Salve, sì, permetti. Devi uscire dall'altra parte. No, porca no, ma forse c'era qualcosa di là, no? No, ci sei appena serio. Giusto, scusa, mi sono colpito. Mamma mia, non ha neanche il senso dell'orientamento. Senti, Jimmy. Sì, va bene. A sinistra ci sono le munizioni. Dove? Sempre sul coso, in teoria. No, sulla panchina. Non ci sono munizioni, coglione. Ma l'hanno tolte. Ah, ok. Non... Eh sì, il gioco è stato patchato, quindi le munizioni le hanno tolte da lì. Comunque questa parte è Outbreak. Non è vero, che cazzo dici? Come no? È la metropolitana. Ah, quindi c'è Jim qua. Jim? Non c'è Jim, hai visto?
Senta, io vorrei la stampa e la settimana enigmistica. Ok, grazie. Ci vediamo la prossima settimana. Leggi i documenti. Ma non me ne frega un cazzo di documenti. Stronzona, e poi dici: non dura niente il gioco. Sono quasi. Scusami, già sono passati neanche due minuti e già Carlos mi chiama. Porco dio. Puoi riattivare l'infrastruttura della metro. E come dovrei fare? Non hai fatto pronto casa Baker. Giusto, fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto, vado subito. Ok, una pianta di marijuana. Seconda pianta di marijuana. Polvere. Ok, ottimo, ottimo. La cassa. Che cassa? Ah, giusto, giusto, sono un coglione. Attack! Ok. Già nella demo non l'aveva presa. E niente, fine episodio.